Nella didascalia, se giuri di esserci stato, volevo provare. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. È senza dubbio il personaggio del momento. Il vostro nome? Benito Mussolini. Perché non hanno chiamato Bici? No. O perché non hanno chiamato Cross? Ho pensato che sarebbe stata una grandissima opportunità, ma anche allo stesso tempo una grandissima esposizione, cioè ti esponi molto. Se ne esco salvo, uscirò salvo da questo film, è proprio perché non l'ho mai giudicato. Ero contentissimo di fare questo film perché avevo visto quello tedesco e wow, cioè sono molto fortunato, ecco questo ho pensato. Il primo obiettivo è non farne una parodia, poi sai farne uno simpatico, tutti i cattivi o i tremendi hanno un lato simpatico, perché no? Proprio il lato simpatico rende più inquietante l'altro. Penso che il primo punto che mi sono posto, quello appunto di poter fare un film che in qualche modo mostrasse troppa umanità del personaggio. E devo dire che mi sono risposto volendo proprio fare questo. La bellezza è proprio dare più livelli e più chiavi di lettura al personaggio. Se l'avessimo scritto senza rischiare di renderlo simpatico sarebbe stato monocore. Massimo è stato proprio bravissimo in questo, cioè bilanciare tra essere un personaggio storico di un certo peso e di essere simpatico perché è comunque una commedia. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Quando stavamo a Napoli, e quindi c'è il barbiere napoletano doveva dire due cose, e il barbiere napoletano arricchiva sempre queste due cose di altre cose. Sono due tipi di persone, quelli che si vergognano della telecamera e quelli che non vogliono mai che la telecamera si allontani da loro. Quindi lui voleva cavalcare questo momento, magari voleva smettere di fare il barbiere, voleva fare l'attore, e improvvisava tantissimo, divertentissimo. Lasciatemi cantare. C'è un'ideologia per un grande numero di persone che si avvicina a quel movimento politico, quindi sì e no, non so risponderti bene. Sì, sì. Le scene in cui la gente faceva il segno non sono mica tutte comparse. Non è mica un paese completamente risolto. No, io non credo che sia un paese fascista, anche se tra selfie e saluti romani ne abbiamo visti, insomma, di tutti i colori. Io credo che sia un paese un po' in confusione.